La legge delega 227 del 2021, legge importante, una nuova stagione per i diritti delle persone con disabilità ed è una legge che reca una delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità. Una legge fortemente voluta dal mondo associazionistico delle persone con disabilità, in particolare dalla nostra associazione e dalla nostra federazione. L'obiettivo principale è quello di innovare la definizione di disabilità ai fini di adeguarla alle previsioni che contenute nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006, partendo da una valutazione multidimensionale finalizzata alla realizzazione di un progetto di vita individuale. Noi stiamo facendo un gran lavoro in questo momento per la formulazione dei decreti attuativi, che sono quelli che poi daranno vita e corpo alla legge stessa. Certamente già nel precedente governo si era avviato un buon processo e un buon lavoro attraverso la commissione redigente. Oggi, con l'istituzione del nuovo tavolo tecnico, si sta entrando nel vivo della questione, anche perché, come abbiamo detto, queste due valutazioni di base, la valutazione multidimensionale, che sono due dei cinque più uno, sei decreti attuativi che si dovranno realizzare, concorreranno alla realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, perché è previsto nella missione 5, inclusione e coesione del Piano Nazionale appunto di Ripresa e Resilienza. Se pensiamo di realizzare però norme o processi o criteri che noi andremo ad introdurre, se pensiamo di realizzare norme e processi rispetto ad un sistema ideale è sì importante, ma naturalmente vorremmo che quel sistema ideale fosse anche un sistema reale, cioè che effettivamente le persone con disabilità possano sfruttare questa opportunità che a 30 anni di distanza dall'altra legge delega, quella 104, la legge quadro 104, ecco, possa essere un'altra pietra miliare e quindi costruire quel processo inclusivo per le persone con disabilità, che non deve essere più un processo inclusivo di natura protettiva, ma deve essere un processo inclusivo vero e proprio. Oggi però, perché la legge funzioni, ci vorranno certamente dei decreti attuativi significativi e pregnanti. Ma è necessario, perché la legge funzioni, che si mettano in campo anche risorse economiche e finanziarie e si mettano in campo anche risorse professionali, risorse umane, per far sì che la legge possa avviare quel processo di semplificazione, di trasparenza che richiede naturalmente la nostra società. Noi, come associazione ANVICE, come federazione FAND, siamo pronti a fare la nostra parte. Lo abbiamo sempre fatto, continueremo a farlo. Gireremo perché effettivamente i diritti delle persone con disabilità in questa nuova prospettiva siano veramente esigibili e realizzabili.